Sì, vabbè, Gesù, guarisci chi ti pare, insegna cosa vuoi. Mo' però ci avemo fame, vogliamo mangiare. Domenica è sempre domenica. Il Vangelo che ci è presentato oggi da Matteo è molto bello, parla della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù guarisce tante persone, insegna tante cose e poi però a un certo punto si rende conto che la gente ha fame. E allora subito la prima cosa che fa è prende i discepoli ed è bellissimo perché dice loro date da mangiare a questa gente. Date da mangiare! Ma non ci abbiamo niente, signore! E beh, questa è una obiezione giustissima, come posso dividere 5 pani e pochi pesciolini? Come posso farlo? Non posso. È matematicamente impossibile, una legge matematica. Per quanto li sminuzzi e li tagli, ne faccio uscire una porzione omeopatica per ciascuno, ecco. E invece no, è invece interessante. Gesù si fa portare le cose, dice la benedizione, ripassa dai suoi discepoli e fa distribuire. È interessante notare in questo brano, al di là del miracolo che Gesù compie, la dinamica è questa: l'interpellare i discepoli, il provocarli, quindi a un certo punto renderli responsabili anche di quello che sta succedendo. Chiaramente la responsabilità per loro è troppo grossa, chiaramente loro non possono fare una cosa simile, perché 5 pani e pochi pesciolini sono niente. Messo nelle mani di Dio, questo si trasforma e diventa grande. Ma poi Gesù non distribuisce direttamente, lascia che siano loro a distribuire, come a dire che per quanto Gesù operi il miracolo e i miracoli nella vita, demanda comunque sempre alla Chiesa, cioè demanda a noi il compito di rendere pratici questi miracoli. Ma e mi pare che la vita dei grandi santi sia questo, sia aver preso e aver dato la disponibilità con quei pochi pani e pesciolini che Gesù moltiplica a fare grandi cose. Ecco, allora l'invito potrebbe essere questo: non spaventiamoci se quello che abbiamo noi in mano è poca roba. Il Signore la moltiplica, il Signore la fa diventare grande e il Signore la rende possibile e poi però la riaffida a noi. Non opera mai senza di noi. Che non venga mai la scusa, Signore, non hai fatto, per non sentirci dire ma io ti ho dato in mano i pani e i pesci moltiplicati. Adesso la folla, amico mio, sfamala tu. Bene, buona domenica a tutti. Domenica è sempre domenica.